Ciao a tutti, come vedete siamo in vacanza ventenne a Cisterna per la seconda volta di fila. Abbiamo pensato di fare questo video in cui comunque vi raccontiamo le nostre storie preferite a tema appunto mare o comunque vacanza. La mia preferita, almeno quella che proprio mi fa entrare più a cannone nel mood estivo, è Basettoni e il grande caldo, che è un titolo abbastanza esplicativo, di Mezzavilla e Cavazzano. Ogni vignetta proprio trasuda caldo. È una storia che proprio mette caldo, incredibile. Tra l'altro una ottima trama in cui non c'è Topolino, che è tipo in una spedizione al Polo Nord, mi sembra. E in cui c'è Gamba di Legno che prende un marchingegno in grado di comandare delle macchine. E questo semina il panico a Topolino. Addirittura una cosa molto bella, Gamba di Legno ruba esattamente delle cose che la cui iniziale forma tutta di fila il nome di Trudy, una cosa molto bella, Bello. molto, molto romantica e suggestiva. E per me questa è la storia che comunque mi fa entrare subito nel clima estivo. Io invece sono appassionatissimo di Paperino e l'apparenza che inganna di quel genio pazzo di Enrico Faccini, una storia che sicuramente vi ricordate. Paperino compra un set di tute, una marea sono 7-8 tute che gonfiate lo fanno sembrare un palestrato enorme e va in spiaggia per fare un po' il belloccio con le papere. Il problema è che andrà incontro a una gag dopo l'altra, in cui gli scoppiano malamente le tute, sono difettose, ne succede una dopo l'altra. Il tutto parallelamente a una Paperina strepitosa con questa verve New Age, con questi consigli di questo strampalato dottore che scrive questi libri. E insomma, alla fine la storia è una sequela di gag riuscitissime, mai scontate, sempre sorprendenti, con dei termini spettacolari snocciolati da Paperina. Sono una storia fulminea che non lascia mai fiato e che trasuda caldissimo da ogni pagina perché è ambientata in una spiaggia in cui veramente si scoppia di caldo. La domanda secondo me importante è se alla fine i personaggi sono paperi che pensano di essere i pompelmi o Ah, pompelmi che pensano di essere paperi. facciamo il dubbio. La mia storia estiva preferita è Zio Paperone e il Ferragosto di lavoro, che è una storia molto semplice in cui Paperone decide finalmente di concedersi una vacanza insieme ai suoi conchi. Qua decidono di mettersi a vendere delle collanine fatte di conchiglia, un po' come fanno i bambini per giocare, non so, io spesso mi sono messa a In vendere tipo, Molise? No, si no, scherza. È per far Vuoi colore. fare tipo un po' di un po' di colore. Tra amici. E Paperone inizia a dare dei consigli da bravo affarista ai nipotini per espandere appunto il loro commercio di collanine. Solo che alla fine Rokerdak vedrà questa scena e deciderà di fare concorrenza a Paperone, quindi la gara alla fine si trasforma in una sfida tra i due paperi più ricchi del mondo, tralasciando un po' le esigenze dei nipotini che volevano semplicemente divertirsi, Stai tranquilli. stare tranquilli. E alla fine i nipotini torneranno a vendere le loro conchiglie, divertendosi, perché comunque l'importante alla fine è divertirsi sempre. La mia storia estiva preferita è Paperino qui, qua, qua e la vacanza di lavoro. Simile. Da buon freelance. Da buon freelance, quale io sono, ovviamente per me agosto significa lavoro, come anche per Paperino qui, qua, qua, che si ritrovano appunto a lavorare per una, insomma, una piccola spiaggia di Zio Paperone, dove però c'è anche un hotel a, non so, 10.000 stelle di Rokerdak, che appunto ha tantissimi clienti, mentre Paperone dice ai propri nipoti: guadagnerete dei soldi se appunto riuscirete a fare dei clienti su questa spiaggia. Ma appunto, insomma, c'è Rokerdak che con questo hotel fa molti più soldi perché ha tutte, insomma, le prelibatezze estive, no? E la Comfort. piscina, i comfort, insomma, tutto quello che uno si aspetta di fare durante le vacanze, se non che un bambino, un figlio di uno dei miliardari ospiti da Rokerdak, si perde e si ritrova appunto dove sono Zio Paperino, qui, qua, qua, passando una bellissima giornata di divertimento, di spensieratezza, ma soprattutto di tranquillità, cose che in questo albergo bellissimo non c'è mai, perché ci sono sempre gli animatori, no, che arrivano: no, facciamo beach volley, facciamo ping pong, e tu magari vuoi stare solo L'acqua lì gym. che zampa all'aria, di no, vabbè, voglio riposarmi e basta, sì, qua gym, insomma, tante belle cose. E dopo questa scena tutti i miliardari piano piano cominceranno ad andare da Paperino. Il finale non ve lo svelo, perché Paperino forse questa volta potrebbe spuntarla, non si sa, però mi piace pensare che appunto anche in agosto uno si possa riprendere le proprie rivincite di equità sociale, anche nel campo lavorativo ad agosto, appunto.
La mia storia preferita invece estiva è Paperino e la grande gara dei castelli di sabbia di Salvagnini Ferraris. E in questa storia vediamo Paperino che si cimenta in una gara appunto di castelli di sabbia, in cui tra l'altro è formidabile perché costruisce per esempio un castello con tanto di impianto idrico, pannelli solari e asciugamani perfettamente stirati. Il suo unico problema è che Paperoga cerca di aiutarlo in tutti i modi, ovviamente seminando distruzione totale. E addirittura, cioè, proprio lo rovina tantissimo sul finale. Il finale non vorrei spoilerarvelo, però io vi dico che il castello vincitore, io ho provato a replicarlo in tanti e tanti modi, ovviamente fallendo miseramente. Però bella storia, molto estiva, molto sulla bella spiaggia. Con le zampe nell'acqua del mare, insomma. Esatto, cioè, è perfetto da leggere sotto all'ombrellone. Bene, quindi questi sono i nostri 5 consigli delle storie che potete leggervi tranquillamente in panciolle sotto vostro ombrellone o anche a casa per, insomma, per immergervi comunque o anche al lavoro se siete freelance. Okay. E quindi buone vacanze a tutti e buone letture. Buone letture. Buone ciao letture. Ciao Gagliardo, no? Gagliardo! Bravi! Dai!